Mille ciurma, io sono Mezzo Teste e ben ritrovati. Finalmente un nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di American Truck Simulator e sul nuovo DLC. Anzi, non un solo nuovo DLC, ma due nuovi DLC. Non mi vedete in webcam questo giro perché mi sono trasferito, ho cambiato casa, posizione, postazione, quindi dietro a un muro bianco che con la sera e la luce della lampadina triste diventa molto giallino, tipo urina. Quindi, ehi, era meglio così. Niente, allora, i due DLC in questione sono il DLC Washington e il DLC Forest Machinery, che sono davvero molto molto interessanti e ve li mostrerò pian pianino. Allora, intanto siamo su una consegna che sto andando a completare, che è uno dei nuovi achievement che sono stati introdotti con il DLC di Washington. Come sempre SCS Software ci ha abituato a rilasciare nuovi achievement per ogni volta che esce un nuovo DLC, e non è stata da meno con questi due DLC. Con Washington abbiamo vari nuovi achievement che sono abbastanza prevedibili, adesso ve li mostrerò tra un attimo quali sono, e con Forest Machinery ne abbiamo due. Allora, intanto inizio col parlare di che cosa ci aggiunge Forest Machinery, mentre intanto guido verso la destinazione. Forest Machinery aggiunge 8 tipi di rimorchi nuovi con dei macchinari e comunque tutte consegne legate al mondo della silvicoltura, quindi della coltivazione di alberi e il loro essere tagliati, comunque processati. E con tanto di due carichi speciali che sono appunto più grossi degli altri. Questo aggiunge di sicuro nuova varietà a quello che abbiamo da trasportare. Devo dire che li ho trovati abbastanza interessanti, non definitivi. Insomma, è uno dei soliti DLC con dei trailer aggiuntivi, con dei rimorchi aggiuntivi. Allora andiamo a sani e salvi a consegnare. Tra l'altro, come potete vedere, ho attiva la voce che va a spiegare pian pianino qual è il percorso che dobbiamo fare, che non è prerogativa dei DLC, ma è stata aggiunta con una delle recenti patch. Non è presente in automatico, bisogna andare a impostarla, a metterla nelle impostazioni. Ma io la trovo molto utile, soprattutto quando ci sono quelle corsie in cui non è del tutto chiaro se bisogna girare a destra o tenersi a destra. Ok, diciamo che forse non l'ho presa nel modo giusto. Allora, forse devo fare tutte in retro, è la opzione migliore. Tanto questo dovrebbe essere un rimorchio singolo, non è articolato. E tra l'altro, scusate se per caso l'audio non sarà ottimale o se sentirete più rumore del solito, sto cercando di trovare una configurazione ottimale anche per quanto riguarda il microfono. Sto parlando di Forest Machinery. Sì, no, appunto, dicevo che l'ho trovato interessante, diciamo non definitivo, non un must buy. Per quanto riguarda Washington, inizio col darvi una prima impressione. Prima di mostrarvi meglio, insomma, che cosa c'è, la mappa e via dicendo. Washington è uno stato che in realtà è stato molto richiesto dalla Kenworth, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, o la Kenworth o la Peterbilt, comunque da una delle due marchi presenti nel gioco, che aveva chiesto di mettere appunto in gioco la propria azienda principale dove vengono prodotti i camion, visto che i camion sono presenti nel gioco, i suoi camion sono presenti nel gioco. Quindi questo fa sì che lo stato del Washington non è particolarmente differente dallo stato dell'Oregon, che è stata l'ultima espansione di American Truck Simulator. E in più devo dire che appunto si nota questa non grande differenza rispetto all'Oregon, anche perché Euro Truck Simulator 2 ci ha abituato a una grande varietà da un DLC all'altro, perché comunque l'Europa è molto più differente da uno stato all'altro di quanto non siano gli Stati Uniti d'America, proprio per una questione di storia, di cultura, di tradizioni. Insomma, sappiamo benissimo noi europei che
le tradizioni, la storia italiane sono molto diverse da quelle slave, sono molto diverse da quelle francesi, insomma, abbiamo passato dei percorsi davvero parecchio diversi, quindi ci sono delle cose che ci caratterizzano molto, e in più il territorio cambia anche in modo importante talvolta da un posto all'altro. E mi sa che non sto parcheggiando poi proprio in modo così eccellente, ma finora sta andando pian pianino. Sì. Quella è una cosa. Seconda cosa, questo è in assoluto il primo DLC mai prodotto, diciamo, da questa generazione di Truck Simulator che non combacia, diciamo che non ha un confine con la zona di partenza iniziale. Nel senso che se noi andiamo a vedere, e lo faremo tra pochi secondi, la mappa, lo stato del Washington è soltanto collegato tramite lo stato dell'Oregon. Non ci sono dei traghetti, non c'è alcun modo per chi non ha lo stato dell'Oregon di arrivarci, se non tramite un truschino, nel senso che da questa date in cui hanno aggiunto Washington, diciamo che ha coinciso con il rilascio di Washington, hanno aggiunto la possibilità di acquistare dei garage online. Quindi se uno ha acquistato abbastanza garage, se ne può acquistare uno online senza recarsi per forza nel posto che corrisponde a dove questo garage si trova. E così allora uno può acquistarlo in un altro stato che non ha ancora visitato e teletrasportarsi là e iniziare a lavorare là. Quindi questo è l'unico modo per chi non ha Oregon per recarsi nello stato del Washington. Come potete vedere, abbiamo sbloccato appena adesso un achievement di quelli nuovi che sono relativi al stato del Washington. È uno dei pochi che mi mancava, tra l'altro. Allora, andiamo a vedere intanto quelli che ho già sbloccato. Allora, uno di essi si chiama Ali d'Acciaio, richiede di consegnare un carico a un'azienda aerospaziale di Washington. Ce n'è un paio, insomma, di aziende aerospaziali, il carico non importa quale andate a consegnare. Continua a navigare quello appena sbloccato e di consegnare una barca nel porto di Washington, che in realtà non è nel porto di Washington, è in un porto di Washington. Basta andare in una zona che abbia Sea Horizon come destinazione, come destinatario, ecco. Terminale, consegno un carico in ogni porto di Washington. Sono due i porti di Washington, non sono i Sea Horizon come in Continua a Navigare, ma sono Port of Dallas e Port of... No, Dallas, Port of... Port of Seattle e Port of Tacoma. Quindi sono due consegne da fare. Seattle Mall si sblocca passando nei due tunnel che sono accanto a Seattle, che vi mostrerò tra poco guardando la mappa. Fairy Tales, prendendo il traghetto che è presente all'interno dello stato del Washington, Over the Top e passando attraverso la foresta di Bellingham, Viaggiatore di Washington passando per tre monti. Devo dire che questo achievement qua l'ho davvero molto apprezzato, perché è quello che mi ha fatto scoprire e vedere delle parti davvero molto interessanti dello stato del Washington, che sono le parti più montuose, che lo differenziano molto, insomma, da quello che era l'Oregon. E diciamo che è l'unica parte, diciamo, che ho sentito molto molto più peculiare rispetto allo stato dell'Oregon, altrimenti le altre erano comunque abbastanza boschive, abbastanza pianeggianti, niente di particolarmente nuovo e non visto. Poi c'è quello immancabile che a me manca ancora in realtà, che è quello di The Evergreen State, cioè scopri ogni città in Washington. Mi mancano ancora due città da esplorare, ma buona parte le ho fatte. I due achievement invece andiamo già a guardare per quanto riguarda i Forest Machinery DLC, sono uno di consegnare una volta ogni tipo di macchinario che è presente, cioè ogni tipo di trailer presente nel DLC, e la seconda cosa è di completare tre consegne perfette di trailer del Forest Machinery DLC. Devo dire che non si sono sprecati particolarmente, nel senso che questo è aspettabilissimo, nel senso che è uguale a quello che c'è per il special transport, per gli heavy cargo, eccetera, eccetera. E questo potenzialmente, se uno fa bene questo qua, con le prime tre consegne fai 3 su 8 qua e fai già completi questo. Quindi non è che siano degli achievement particolarmente splendidi, insomma.
Oh, detto questo, andiamo a vedere un attimino la mappa di quello che è il nuovo stato del Washington. Come potete vedere, è molto più denso di quanto non fossero altri stati, perché diciamo le città sono più vicine, lo spazio in chilometraggio quadrato è più piccolo. Però ci sono parecchie strade comunque interessanti. Allora, intanto, come possiamo vedere, qua c'è il traghetto che collega Port Angeles a Everett. Anche se in realtà non so se viene considerata come città di Everett qua. Perché se voi prendete il traghetto non vi considera come visitata la città di Everett. Non sono sicuro che conti come città di Everett quel porto là. Seconda cosa, qua a Seattle potete vedere i due tunnel che ci sono per arrivare a Seattle. Uno è questo qua, posizionato sulla Route 5. E uno invece è... dovrebbe essere... sì, questo qua. Che invece è posizionato lungo questa route qua. Credo sia già la 90, che sono quelli per l'achievement Seattle Mall. Mentre invece i punti interessanti che dicevo, montuosi, carini da vedere, sono posizionati uno qua, che è fine a se stesso, nel senso che non ci andrete mai fin quassù se non apposta per andare a prendere l'achievement. Infatti c'è un posto per dormire che è praticamente su in cima a una montagna. Ma tutta questa strada è tutta sterrata, molto carina da fare per carità. Ma è tutta sterrata e allunga di parecchio il percorso. Io per fortuna ho preso una consegna standard che era, se non sbaglio, da Longview fino a Yakima, a questo punto qua di Yakima, per cui non avevo troppi problemi a allungare un po' il percorso. E l'altro invece è proprio di strada, non ricordo che punto è, però in un certo punto qua c'è un altro monte che si passa per scollinare ed è molto molto carino, anche perché dall'altra parte del monte si trova un fiume, o comunque un lago, un qualcosa di fluviale, che è molto bello da visitare. Quindi questa strada vi consiglio di farla, la 12 è molto molto bella. E inoltre anche strada che ho apprezzato abbastanza è la strada numero 20 qua, che collega Bellingham a Omaha e poi a Colville, dove ci sono dei discreti scorci. Ecco, io adesso l'ho fatta per questa consegna qua ed era notte. Però è stato molto carino, c'erano dei bei passaggi, anche dei ponti con dei design nuovi. Mentre invece per quanto riguarda la foresta di Bellingham, è la foresta che c'è qua. Cioè se voi prendete una consegna da o per questa segheria qua, passerete per la foresta di Bellingham, che in pratica è tutta questa strada qua, nel senso che tutto questo percorso qua è buona parte sterrato in mezzo alla foresta. Queste sono, diciamo, le parti più caratteristiche, più carine dello stato del Washington. Poi posso dirvi, non ho visitato il 100% dello stato del Washington, come potete vedere ci sono alcune stradine che ancora non ho fatto, però posso dirvi comunque un parere generale per ora. Ultima cosa che voglio mostrarvi, poi concludiamo questo video prima di renderlo troppo lungo e troppo noioso, una chicca in più carina, diciamo, del Forest Machinery. Uno sono due aggiunte che fa, che però non sono riuscito a trovare, relative alla personalizzazione del camion. Magari voi sarete più in gamba di me, me lo scrivete magari nei commenti se siete riusciti a trovarlo. La seconda è questa motosega giocattolo che possiamo appendere, diciamo, come decorazione, che è appunto inserita dentro il DLC del Forest Machinery, che non è male. Effettivamente potrei valutare di inserirla dentro il mio camion appena tornerò a guidare il mio camion, perché sto facendo consegne da dipendente per gli achievement nell'ultimo periodo. Detto questo, penso che sia tutto per questo video. Registrerò ancora un attimo il mio percorso con le ultime consegne che andrò a fare dentro lo stato del Washington, con commenter o non commenter, ma intanto io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Buona giornata a tutti, ciao! Stiamo per entrare nello stato del Washington da Pendleton. Direzione Kennewick, poi dopo una consegna un po' più in là, fino a Olympia. Ecco, questa è Kennewick. Welcome to Kennewick, avete visto alla vostra destra. Spero Andare dritto. di non spoilerarvi troppo. Era la penultima città che mi mancava. Ecco, la strada che andiamo a prendere è una delle strade un pochettino più caratteristiche, quella che passa attraverso i monti, che ci garantiscono due pezzetti dell'achievement di cui parlavo prima.
E così anche questo achievement è conquistato.